Buongiorno mondo. La faccia del sonno. Siamo leggermente distrutti, ma adesso stiamo andando giù a far colazione. È il secondo giorno che siamo qua. Oggi ci aspetta un bel po' di cose da fare. Comunque vabbè, adesso andiamo a fare colazione. Quindi magari vi farò vedere un po' com'è la colazione di questo albergo. Caffè tipo americano per lui con latte, tè per me. Questa è la nostra colazione di stamattina. Ananas come se non ci fosse un domani, una banana minuscola, cioè guardate le proporzioni delle mie dita, le proporzioni della banana, è minuscola, mini croissant, spremuto d'arancia, per Fabio donuts, poi ha mangiato già qualcos'altro che mi sembra troppo poco, cos'è questo? Yogurt. Yogurt, intero penso, e anche per lui ananas. Poi dopo ci sono 18.000 postazioni, tipo la postazione degli waffle, la postazione dei pancake. E per non farci mancare niente, anche il salato noodle di prima mattina con salsa di soia e verdurine, bacon, patate alla paprika. Siamo degli zozzi, però è buonissimo. Ci sta. Abbiamo mangiato tanto. No, è vero. Siamo stati bravi. Siamo appena arrivati alla, al parco, al Lumpini Park. Siamo stati fortunatissimi perché oggi praticamente siamo andati nella Family Mart a prendere le ricariche per il telefono, perché ieri, come avevo spiegato, siamo riusciti solamente a prendere quelle diciamo per i giga, cioè per avere internet, però non avevamo quelli per chiamare. Invece adesso siamo stati fortunati che stamattina siamo riusciti a trovare il Family Mart che li vendeva, e adesso praticamente, cioè nell'uscire dal Family Mart, abbiamo trovato un taxista gentilissimo che ci ha... Gentilissimo, per paghe? Vabbè sì, lo paghiamo, però è stato gentile perché ieri tuk-tuk veramente ci hanno fregato tantissimo. Invece questo taxista qua è stato gentilissimo perché la nostra idea... Da adesso fino a 5 ore da adesso ci fa praticamente mezzo bar. Sì, più o meno sono 30 euro. Sono tanti, il problema è che dato che volevamo girare un po'... Ci porta in tre posti e... Esatto, ci porta in tre posti, perlomeno così giriamo un pochino tutta Bangkok e vediamo le cose che 2 anni fa non siamo riusciti a vedere. Allora lui ci ha detto, guardate, io ho anche fatto uno sconto, vabbè, merita. Adesso vi faccio vedere un po' il parco e devo dire che ci piace tantissimo, cioè mi sta piacendo tantissimo, perché è come vedere veramente un'oasi verde immensa, non so se si vede, però è un'oasi verde immensa in mezzo al caos di Bangkok, quindi è una figata pazzesca perché vedi in tutto intorno i grattacieli e poi vedi quest'oasi bellissima verde, è favoloso. Adesso vi lascio a godervi un po' con noi il parco. Questi amori, guardate quanto è carino, amore, no vabbè, guardatelo, guardate la meraviglia di quel camicetto, oh, ciao amico. Comunque non vengono assolutamente mangiati né
i gatti né i cani. È stata una delle prime domande che abbiamo fatto, terrorizzati all'idea di trovarne qualcuno, e invece assolutamente qua ci hanno risposto, anzi abbastanza seccati: noi non siamo cinesi, noi siamo thailandesi. Assolutamente c'è un rispetto assurdo sia per i gatti che per i cani, quindi non vi preoccupate, se siete animalisti venite in Thailandia, queste cose non si fanno in Thailandia. Dai, se lo rincontriamo gli do 50 centesimi. Guarda, guarda! Ma c'è? C'è un varano! E avevo letto che qua c'erano i varani, però non pensavo che fosse vero! Oh mio Dio! Andiamo a vedere il laghetto. Tra l'altro so che qua si potrebbe noleggiare la barchetta e fare il giro sul fiume. Sarebbe troppo bello andare a vedere, a farlo. Magari andiamo a vedere dopo se riusciamo a trovare un tipo che ce lo fa fare. Qua c'è il chioschetto. Aspetta. È proprio un'oasi in mezzo al caos più totale di Bangkok. È fantastica. Andiamo a fare un giro? Punta la testa. Andiamo a fare un giro? Mi piacerebbe andare lì sopra al coso. Oh! Vabbè, fammi capire tanto. Guardate che carino! No, vabbè. Guardate là il varano. Guarda. No, ma ce ne sono un sacco, io non li avevo mai visti dal vivo. Sono troppo carini, guardateli. No, vabbè. Quanto sono bellini. Una palestra dentro a questo fantastico posto, cioè dentro al parco, praticamente ci sono gli attrezzi fuori all'aperto e ci si allena qua. No, ma uno spettacolo. No, ma ragazzi, Florida, però... è uno spettacolo. Attrezzi un po'. Oh, bellissimo, per chi ci avevano detto che qua si faceva jogging, ma non ci avevano detto che c'era una vera e propria palestra. Bellissimo. Fabio, se vuoi iniziare l'arte del Muay Thai. Cioè, ma poi non so se vedete, ma c'è gente che avrà, cioè, tra l'altro c'è gente che non lavora, c'è gente che avrà 60 anni o 70 anni, e poi ci sono i ragazzi giovani che, devo ammettere, non sono bellissimi in viso, ma sono un bel vedere del fisico. Thank you.
Siamo appena arrivati alla casa di Jim Johnson. Jim Johnson, mia pausa. A Jim Thompson. E adesso andiamo a girarla un po' per vedere, per visitarla un pochino. Siamo appena usciti dalla casa e adesso stiamo mangiando qui nel ristorante che c'è vicino. Questa è un pezzo dei due di peperoncino che c'è in una ciotola, una tazza di latte. Cioè, io non so se vi rendete conto di quanto peperoncino c'è. E Fabio ha chiesto medium. C'è poco, medio. Comunque questo è curry verde con peperoncino a vista, basilico, lime e pollo. Lì c'è il suo riso bianco. E invece io ho preso, perché ovviamente non potevo rinunciare, al pad thai. Però questo è un pad thai particolarissimo di appunto fatto per lui, per com'è che si chiama, Fabio? Jim Thompson. Infatti non vedo l'ora di assaggiarlo. Poi Fabio ha detto che ha preso il cos'è che è questo? Succo alla mela verde. Succo alla mela verde e acqua con succo di lime, che è buonissimo. Vediamo la prima reazione di Fabio. Ma non va così, devi spalmarcelo sopra. Com'è? Buono? Piccante? È piccante. Fabio dice che è buonissimo. Fabio? Merita? Tra l'altro abbiamo guardato che i prezzi qua non sono neanche esagerati, cioè ieri mi sa che abbiamo speso molto di più in proporzione in quel... Cioè, e poi non so se si vede la quantità di cibo che ci è arrivata. Adesso vi dico se è buono. Aspettate un attimo. Buonissimo, un po' piccantino, cioè ecco, peperoncino, però buonissimo. Faccio vedere ora la stanza. Abbiamo l'armadio, anche questo è abbastanza grande. Adesso ve lo apro, ve lo faccio vedere. Vabbè, Fabio ha già appeso un po' di cose sue. E dentro abbiamo i due accappatoi, abbiamo trovato i due accappatoi, il ferro da stiro, fantastico, utilissimo. Di qua abbiamo un'altra parte dell'armadio con la cassaforte e la torcia, in caso, non lo so, in caso dovesse saltare la corrente, penso. Comunque anche questo è enorme, lì sotto ci sono invece i cassettoni. Poi questa è la camera da letto con i due comodini. Ci hanno dato le ciabattine
insieme all'accappatoio, che sono queste, che sono fantastiche, cioè dovreste sentire quanto sono morbide. Se non fosse che sono una brava ragazza le avrei rubate probabilmente. Poi qui abbiamo bollitore, nel caso volessimo farci un tè o un caffè. Altro specchio gigante. Sotto abbiamo il mini bar. E noi ovviamente abbiamo comprato, vabbè, loro ci hanno dato l'acqua. Infatti sono stati carinissimi, perché quando sono venuti a prenderci in aeroporto, quando siamo saliti sul taxi, ci hanno offerto subito l'acqua dell'albergo. Infatti è stato stracarino come gesto. Noi per domani, dato che dobbiamo andare a fare una gita abbastanza importante e lunga, ci siamo presi oggi l'acqua. Poi abbiamo preso questo, che è tipo un succo di frutta al limone con il miele. Poi abbiamo preso banane. Lampo. Banane come se non ci fosse un domani. Queste le abbiamo pagate 1 euro, cioè, per farvi capire quanto costa poco qua la frutta. Poi abbiamo preso... Ti piace la frutta, mangiatela tutta. Ok, questo è Fabio che fa il cretino. Comunque, vabbè, questa è ananas. Anche questa l'abbiamo pagata tipo 2 euro. E ce n'è dentro tantissima. E la cosa straordinaria è che abbiamo pagato una follia invece sono state le prugne. Che non ho idea perché, probabilmente non sono tipiche di qua. Anzi, sicuramente non sono tipiche di qua. Comunque queste le abbiamo pagate. Quanto abbiamo pagato le prugne? Allora, 6 euro. Vabbè che ce ne sono un bel pone, però insomma, diciamo che... Poi, cioè, allora, io vorrei veramente farvi vedere le dimensioni di questo letto. Non è un letto normale, signore e signori, è un letto pazzesco, non è un king size, secondo me è più di un king size. Praticamente abbiamo scoperto ieri... che sono due letti assemblati insieme, tipo due letti tre quarti per dire, assemblati insieme, quindi risulta un letto cioè, morbido, anche. Morbido, ma poi gigantesco. No, morbidissimo, però no, ci sta bene. No, no, cioè tu entri in questo letto e dormi nella frazione di un secondo, cioè per dirvi, Fabio è grosso, eh. Cioè guardate, guardate rispetto al letto quanto spazio rimasto, cioè vabbè. E lì c'è la televisione. Televisione fighissima, perché tipo puoi impostare la sveglia per la mattina. Infatti noi stamattina abbiamo impostato la sveglia e andava. Faccio vedere il bagno, che per me è la parte, una delle parti più belle. Qui si va in bagno, cioè bagno fotonico con lo specchio, quello per il trucco. È enorme, cioè non so se si vede bene. Un lavabo, sotto ci sono le salviette. Qua ovviamente c'è tutte le mie cose, tutte le mie cianfrusaglie. E loro ci hanno dato, vabbè, del loro albergo ci hanno dato i cotton fioc. Poi la cuffiettina della Mara e questo che è tipo un porta assorbenti per l'igiene, che ho trovato molto intelligente come discorso, perché di solito non li trovo io negli alberghi. Poi ci hanno dato questo, che è una lozione per il corpo. E poi la loro saponetta, che il profumo è buonissimo. Vabbè, qui c'è l'angolo water, semplicissimo, con il telefono vicino nel caso vogliate calmare qualcuno. Qua c'è la doccia, che è di dimensioni enormi, con la luce, cioè non so se vedete, è immensa questa doccia. E anche qua sono stati carinissimi, perché ci hanno dato i loro prodotti e ci hanno dato questo di shower, e praticamente è un bagno schiuma. Poi ci hanno dato il shampoo al lemongrass, che è questo. E poi ci hanno dato anche il, oltre allo shampoo, anche sempre al lemongrass, il balsamo. Cioè, quindi c'è tutto. E adesso vi spieghiamo un po' a grandi linee cosa abbiamo fatto oggi. Allora, praticamente oggi siamo andati alla casa di Jim Thompson House e è stata bellissima da vedere. Non ce l'aspettavamo. È una visita, cioè comunque è un tipo di escursione molto piccola, perché alla fine in un'oretta te la cavi alla grande.
Quindi siamo andati prima al Parco Lumpini, che è bellissimo, invece quello secondo me da girare ci metti 3 ore. Un 3 ore abbondanti perché è enorme. Dopo ci siamo appassionati di fotografia. È bellissimo. Un sacco di cose. No, è bellissimo. Ci sarebbe piaciuto anche fare il giretto sul lago, però poi avevamo il taxista poverino che ci aspettava dopo un'oretta, e quindi abbiamo detto vabbè, fa lo stesso, non lo facciamo. C'è un sacco di animali da fotografare, tipo gatti, corvi. Varani. Sì, ma no, ma poi ci sono anche vari monumenti belli da vedere, quindi insomma secondo me vale la pena fare un giretto. Tra l'altro è gratuito, non si deve pagare niente per entrare, ed è bello, è proprio bello vedere secondo me un'area verde, completamente verde, all'interno di Bangkok, che invece è piena di smog, piena di traffico, che poi è anche il fascino di Bangkok, no? Le contraddizioni che ci sono. Quindi a noi è piaciuto tanto. E niente, adesso ci laviamo, ci cambiamo e poi probabilmente stasera parte la serata lusso. Andiamo a sushi. Alla ricerca del sushi perduto. Revini, dove stiamo andando? Il mio topo navigatore. Meno male che esiste TripAdvisor, va là. Il casino. Corri o ti investono? Bangkok by night. Guardate quanto è bella però, di notte Bangkok. Secondo me a volte, veramente non sto scherzando, è più bella quasi di notte che di giorno. È favolosa. Ovviamente qua ci sono sempre le bancarelle del cibo, aperte 24 ore su 24. Vediamo se riusciamo a trovarlo, questo sushi, senza farci uccidere, è possibile. Andiamo. Ci sei? Sì. Dai. Corri. Cibo. Cibo ovunque. Cibo perenne. Vi dirò che l'aspetto di alcuni piatti che ci sono qua sono anche buoni. Arrivati dopo 20 minuti a piedi, tipo un chilometro, sì, dopo il ritorno taxi, siamo arrivati. Su, no, vorrei farvi vedere la scritta per sushi addetti, ovviamente per gente come noi che vive di sushi. Welcome. Siamo partiti dicendo che volevamo prendere poca roba. E ovviamente abbiamo preso 700 cose, c'era un mondo di cose che ci piacevano. Ma come non spendiamo? Dici? Cioè, andava su, andava meglio. Allora, teoricamente non è proprio un ristorante sushi, è un ristorante bar, un sushi bar. Quindi dovremmo spendere teoricamente un po' meno, perché cioè, è abbastanza semplice. È un po' spartano. È un po' spartano, ma a noi ci piacciono le cose spartane. Come dice Fabio, io sono campagnolotta, viva la campagna. Poi secondo me è una cosa che ti frega anche al di fuori dell'Italia, perché funziona anche tutto. Su quello che prendi, praticamente paghi, tra virgolette, una giunta che la mancia per la servizio, diciamo, praticamente. E quindi lui ti parte il 20%, se spendi 100 euro ne fai 120, per dire. Ovviamente da veri salutisti, Fabio, tipica birra trendice. A parte gli scherzi, comunque stavolta non l'ha presa, però quello che avevamo scoperto l'anno scorso era che in realtà qua, cioè 2 anni fa, scusate, tutte le volte le birre trendice sono molto, molto buone, sono molto buone, quindi molto la Chang Beer, non è molto meglio. Devi guardare qua, Fabio, è molto meglio della Corona, no, per no. Dire Sono buone per quello. Io quando, non so perché, quando vengo qua vado sempre o di Sprite oppure
tipo oggi ho preso due volte di seguito, ma perché per me è tonico quando vengo qua, l'acqua con il succo di lime dentro, che fidatevi, è una cosa buonissima perché è un po' acido. Le cose più buone di solito da bere qui sono acqua e lime, e poi i succhini che adesso non abbiamo ancora presi quest'anno, magari quando andiamo a Phuket li prendiamo, che sono praticamente dei mini succhi grossi così, sono mini bottigliette con solo dentro il succo della frutta, quindi ultra naturali, quelli sono uno spettacolo, fidatevi. Prima portata, quella di Fabio, guardate qua che spettacolo che è. Aspetta, non riesco a prenderla tutta. Oh, ecco. Spettacolo. Cos'è Fabio? Spiegacelo bene. Tonno. Ah, polipo buonissimo. Polipo? Però senza saper cos'è. Gambero cotto e salmone. E salmone. Adesso vi facciamo vedere, cioè, cos'è questo roll. Ma si mette spasso qual è? Sì. Cioè, guardate. Oh, che meraviglia, quella col gambero fritto e la tempura. Abbiamo mangiato da Dio. Oh, molto buono. Siamo rimasti stupiti perché è il classico posto che da fuori, se lo vedi da fuori, gli daresti una cicca. È il classico posto così, che non gli daresti, cioè non entreresti mai. E poi in realtà dentro, uno, il personale era stragentile, veramente. Era gestito da una signora e due o tre ragazzi giovanissimi. Stragentile, strapulito, c'era la cucina a vista, quindi vedevi, che è una delle cose che mi piace di più quando vado a mangiare sushi, vedevi cosa stavano facendo, vedevi la qualità del pesce che ti offrivano e che non ti mettevano altre robe. Abbiamo speso più o meno 21 euro a testa, che secondo me per voi è tanto, pensando a Bangkok, perché chi conosce la Thailandia, chi conosce Bangkok, obiettivamente sono cifre alte, ma vi assicuro che noi abbiamo... Al ristorante ci stanno. Al ristorante ci stanno, primo, mangiando quella qualità, se... ci stanno assolutamente. E poi la cosa bella è stata che quando siamo andati a vedere i vari ristoranti che ci piacevano, quasi tutti erano sui 40, addirittura uno era 70 euro a testa, non sto scherzando, per mangiare sushi. Mangiare due piatti a testa. Allora, sicuramente saranno stati di qualità superiore, saranno stati in una location ultra bella perché erano all'interno di hotel famosi, diciamo. Famosi e molto belli, però secondo me quando mangi bene in un posto dove spendi il giusto vale la pena e non ha senso spendere tutti quei soldi per la location. Mancano ancora troppe cose da vedere di Bangkok e oggi lo ridicevamo. Sì, allora è una città molto grande, quindi cioè farla tutta in i classici 3-4 giorni non è ci un riesci. Po' improponibile. Eh no, sono troppo limitativi, perché in realtà alcune persone non ne rimangono affascinati, anzi la odiano. Noi è assurdo perché invece noi l'abbiamo amata, però ci sono tantissime persone che l'hanno odiata perché comunque è una città molto caotica, è una città dove c'è un sacco di smog, in mezzo alla strada vedi di ogni, cioè poco che è inutile che ci prendiamo in giro, vedi veramente dal lusso sfrenato alla povertà assoluta. È una città che ti colpisce, a noi ha colpito tanto, però in positivo. E anche lui oggi in piscina mi ha detto, obiettivamente è una delle poche città dove io starei anche 10 giorni, ed è difficile per noi, cioè nelle città fino adesso dove siamo stati, a parte l'Italia, che quella ci piace quasi tutta, però quasi tutta, è difficile veramente trovare una città all'estero dove dici voglio tornarci più volte, perché noi quest'anno avremmo potuto andare direttamente per dire a Phuket e non guardare Bangkok minimamente, perché l'anno scorso comunque, due anni fa, avevamo fatto già abbastanza, cioè avevamo fatto un bel po'. Sì, le cose principali da turista italiano. Esatto, diciamo. Le avevamo già fatte. Palazzo Reale, Buda d'Oro, Smeraldo, sdraiato, in piedi. Quando una città ti colpisce, ti piace, non vedi l'ora di tornarci. Ti salutiamo perché domani... Andiamo a nanna e domani ci aspetta una giornata lunga. Sarà bella pesante. Beh, domani. Hai già detto nella città vecchia? Sì, domani andremo alla città vecchia che è
Aiutaia. E qua tutti i thailandesi ci scriveranno sotto che è sbagliato come lo pronunciano, non lo so pronunciare, giuro. È una delle poche città che non so pronunciare. Aiutaua, è vero. Aiutaua dovrebbe essere. Comunque sarà lungo il viaggio per arrivare, ma soprattutto da quanto ho capito è una città molto grande e sarà dispersiva. Quindi dovremmo camminare tantissimo, se non a noleggiare anche delle biciclette. Dicono di noleggiare delle biciclette, vediamo quando siamo là. Io odio andare in bici. Noleggia l'elicottero, non vuoi che ti dica. Non possiamo prendere un taxi, un tuk tuk. Non lo so, guarderemo domani, sicuramente prenderemo le biciclette. Hanno bussato? No. Tuk tuk? Cioè, ma voi vi rendete conto io che ho anch'io a che fare? Cioè, seriamente? A volte mi domando perché. Che poi anche stamattina a colazione ci chiedevamo perché non ci dessero lo zucchero a colazione e dopo ci siamo arrivati. Cioè? Siamo alla Mara Hotel, cioè era ovvio. E con questo noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!